Quando Emily era piccola, aveva una profonda adorazione per le fiabe. Ogni volta che si abbandonava a queste storie incantevoli, non poteva fare a meno di credere che potessero manifestarsi nella sua vita. Non sapeva che i sogni possono materializzarsi in modi inaspettati e persino terrificanti. Una tragedia si abbatté sulla madre, lasciando la giovane Emily sconvolta. Accettare la realtà che sua madre non avrebbe più abbellito la loro casa, preparato deliziose colazioni o ingaggiato giocose lotte con i cuscini è stata una pillola difficile da ingoiare. Nella sua mente, Emily si convinse che tutti quelli che la circondavano stavano fingendo, nascondendo la verità che sua madre era caduta sotto l'incantesimo di una maga malvagia ed era ora intrappolata in un sonno profondo all'interno di un sogno fiabesco. Desiderava ardentemente il ritorno della madre e supplicava il padre di svegliarla. Tuttavia, il padre riuscì solo a piangere. Un anno dopo, una donna di nome Annabelle entrò nella loro vita. «Questa è Annabelle», disse il padre di Emily, spiegando che sarebbe stata la loro nuova mamma. Emily rispose con fermezza, allontanandosi dal sorriso forzato di questa nuova donna. «Non ho bisogno di una nuova mamma», suo padre insistette, tirandola più vicino a sé. «Certo che ne hai bisogno». Annabelle sa come prendersi cura dei bambini. È un insegnante. Sono sicuro che voi due diventerete amiche. Emily dichiarò la sua resistenza. Non esiste. Non abbiamo bisogno di lei. Questa fu la prima volta nella sua vita che Emily ricevette una punizione dal padre. Non fisicamente dolorosa, ma profondamente dolorosa. Trascorse il resto della giornata da sola nella sua stanza, versando lacrime. Quando finalmente la fame la fece uscire dal suo nascondiglio, Annabelle le comunicò che avrebbe ricevuto del cibo solo se l'avesse chiamata madre. Quella sera, Emily andò a letto affamata e singhiozzando in modo incontrollato, contrariamente alle sue speranze. Il padre non eliminò la perfida matrigna dalla loro vita. Anzi, Annabelle divenne gradualmente la figura dominante della loro famiglia, le loro vite iniziarono a rispecchiare le storie di matrigne e figliastre sfortunate. Al punto che il padre di Emily si ammalò. Soffrì a lungo. La sua malattia lo consumava lentamente dall'interno. Un giorno, la dodicenne Emily non sopportava di vedere il padre in quello stato. Emaciato, pallido e con una flebo nel braccio. In modo semplice e diretto. Il padre ammise, «Non vivrò ancora a lungo, vede, la mia prima moglie mi sta chiamando a sé. Pensavo di potercela fare, di poter vivere senza di lei, ma non ha funzionato. Mi dispiace, Annabelle. Credo di essere un uomo tutto d'un pezzo. Continua a vivere, ma ti prego, non lasciare Emily. Ti amo, ti assicuro, mia cara, che la nostra nuova moglie non sarà un problema», disse, tendendogli la mano. Tuttavia, Emily aveva la sensazione, nel profondo, che fosse tutta una bugia. Dopo la morte del padre, Emily scoprì che aveva lasciato tutti i suoi soldi a lei. E Annabelle divenne la sua tutrice legale. All'inizio Annabelle si occupò dei fondi di Emily con cautela, ma presto si sentì invincibile, divenne sempre più spericolata. Meno di 6 mesi dopo, la vedova si trovò un nuovo marito. Un uomo giovane e audace con un fisico da allenatore di fitness, Emily iniziò a isolarsi sempre di più nella sua stanza, evitando qualsiasi interazione con loro. Spesso vagava senza meta per la città, nonostante l'eccellenza accademica e l'aspetto curato, non partecipava mai alle attività di classe. La maggior parte delle persone pensava che fosse naturalmente riservata, quindi nessuno la interrogò ulteriormente, tuttavia. La verità è che Emily non aveva un soldo, nemmeno una paghetta. Attendeva pazientemente il giorno in cui avrebbe potuto ereditare il denaro del padre e fuggire da quella casa che non sentiva più sua. Le cose peggiorarono quando la matrigna divenne improvvisamente sospettosa delle eccessive attenzioni del marito nei confronti di Emily. Li controlla costantemente e li affronta spesso. In un'occasione, lanciò persino una padella bollente contro Emily, che riuscì a ripararsi con la mano, riportando un segno di bruciatura. La vita di Emily si trasformò in un incubo. Non avrebbe mai dimenticato quel giorno in cui la matrigna furiosa la afferrò e minacciò di buttarla giù dal balcone, in piedi al 7° piano. Emily fissò gli occhi squilibrati della donna,
gridando aiuto finché il marito della matrigna non si precipitò fuori e trattenne la moglie. Emily cercava di respirare, tenendosi la gola con le mani, ma ne usciva solo un suono rauco. Non sapeva che quella sera la sua voce era completamente scomparsa, rannicchiata sotto la coperta. Emily sentì frammenti di conversazione attraverso il muro. «Che cosa hai fatto?» gridò il marito. «Ora andrà sicuramente alla polizia e rivelerà tutto. Finirai in prigione, stupido, e dirai addio alla tua vita comoda con i soldi degli orfani. Quanto puoi essere stupido per rovinare le cose in questo modo?» gridò la matrigna. «Non succederà», dichiarò improvvisamente la matrigna. «Mi occuperò io di tutto. Cos'altro hai in mente?» chiese l'uomo, evidentemente spaventato. «Non ho firmato per niente del genere». «Lo so perché sei un codardo», rispose freddamente la matrigna. «Mi assicurerò che sparisca dalla circolazione. Ho visitato il villaggio di mia nonna per godermi un po' di aria fresca». «Il luogo è piuttosto appartato e attira una grande varietà di persone. Il fiume vicino è profondo e imprevedibile e rende tutto possibile. Purtroppo non ne ero a conoscenza, ignorando gli avvertimenti, non ho prestato attenzione allo strano uomo di nome Emily». Come se non bastasse, le mie orecchie erano invase dal rumore e il mio cuore batteva in modo irregolare. Pensai di rivolgermi alla polizia. Ma il pensiero di non essere in grado di spiegare l'accaduto mi trattenne. La mia matrigna avrebbe respinto le mie richieste e mi avrebbe accusato di aver inventato delle bugie per infangare la sua reputazione. Avrebbe anche potuto portarmi in un luogo remoto e farmi del male. La mattina dopo bisognava fare qualcosa, come previsto. La matrigna mi ordinò di fare i bagagli. Tuttavia, la voce mi mancava, impedendomi di chiedere aiuto. Ogni minuto che passava, la mia paura si intensificava. Presi una decisione. Sarei fuggita per strada. La mia matrigna mi costrinse a lasciare la città e il nostro viaggio ci portò attraverso un territorio sconosciuto. Non ero mai stata da queste parti e gli insediamenti erano pochi e lontani tra loro. Il paesaggio si trasformò da foreste a campi e, dopo circa 5 ore di viaggio, la strada divenne un sentiero di campagna isolato. Alla fine ci condusse in una fitta boscaglia, dove gli alberi incombevano su entrambi i lati come se osservassero me, un intruso. Un improvviso bisogno di fare i bisogni mi invase e cercai di avvertire la mia matrigna. All'inizio lei ignorò le mie suppliche. Ma ben presto si rese conto che la mia disobbedienza avrebbe potuto rovinare i suoi piani. Fermò bruscamente l'auto e mi trascinò con forza all'aperto. «Dai, cosa stai aspettando?» virgola, mi disse provocatoriamente indicandomi la strada. Scossi la testa e feci cenno di dirigermi verso i fitti cespugli. Frustrata dalla mia timidezza, commentò sarcasticamente: «Oh, come sei timido!» «Bene, se preferisci i cespugli, fai pure, io ti aspetto in macchina». Avvertendo l'opportunità, confermai che la mia matrigna stava effettivamente aspettando sulla strada e mi lanciai rapidamente nella fitta foresta, come un cervo impaurito. Mi sono lanciato in mezzo alla natura selvaggia, destreggiandomi tra rami, cespugli e alberi. «Piccolo monello!» urlò la mia matrigna mentre mi inseguiva tuttavia. Avevo guadagnato un leggero vantaggio in termini di tempo e il terrore che mi scorreva nelle vene alimentava la mia velocità. Continuai a correre, lasciandomi alle spalle la voce flebile della matrigna. Alla fine le mie forze vennero meno e crollai a faccia in giù sul morbido muschio. Fu il muschio a salvarmi. Per un miracoloso colpo di fortuna, riuscii ad attraversare l'infida palude senza soccombere al pericoloso pantano che si nascondeva sotto la superficie. Un pezzo di legno, involontariamente staccato durante la fuga, sprofondò nelle profondità mentre la matrigna, ansimante e disperata, giungeva sul posto. L'acqua torbida si richiuse sopra la matrigna con un grottesco suono di slurp, osservando la scia di impronte lasciate dalla fuggitiva. La matrigna spostò lo sguardo sul punto in cui la figliastra era scomparsa. Era davvero annegata? Che liberazione, quella miserabile ragazza! La matrigna sputò sull'erba, tremando di rabbia, e tornò verso l'auto. Ignorando le parole della matrigna, Emily perse conoscenza. Quando alla fine si svegliò, si ritrovò distesa sul terreno umido. Aprendo gli occhi,
fu sopraffatta dall'orrore per ciò che la circondava. L'erba coperta di muschio sotto di lei stava lentamente sprofondando nelle torbide profondità della palude. Temendo di fare movimenti improvvisi, Emily osservò l'ambiente circostante e ricordava le lezioni che le avevano insegnato ad aggrapparsi ai rami o a trovare un sostegno. Ma non c'era nulla alla sua portata. Nel suo inutile tentativo di strisciare via, cadde ancora una volta nel pantano, scalciando freneticamente e lottando per liberarsi dal fango appiccicoso. All'improvviso, notò un'ombra che si avvicinava dall'altro lato della palude, con due penetranti occhi gialli. Il pensiero di un lupo balenò nella mente di Emily, riempiendola di terrore. Pensando di essere sul punto di morire, smise di lottare e si preparò all'imminente annegamento. Con sua grande sorpresa, la figura ispida che si avvicinava si rivelò un cane. Emily esitò un attimo, riflettendo se dovesse fidarsi di quella creatura. Tuttavia, non c'era tempo per la contemplazione. Alla ricerca disperata di salvezza, si aggrappò alla pelliccia del cane, sentendo la palude abbandonare la sua presa su di lei. Aggrappandosi saldamente al suo salvatore a quattro zampe, Emily avvolse le braccia intorno al collo del cane e insieme cominciarono a strisciare fuori dall'infido pantano. Entrambe ansimavano per lo sforzo, ma le loro gambe si erano finalmente liberate dalle torbide profondità, quando Emily mollò la presa, prendendosi un momento per riprendere fiato. Il cane, chiunque fosse, emise un ringhio sommesso e le afferrò delicatamente il braccio, senza provocarle alcun dolore, ma facendole capire che doveva seguirla, comprendendo il messaggio non detto. Emily strisciò obbediente dietro al cane, cercando di replicare il loro esatto percorso. Di tanto in tanto, il cane si guardava indietro per assicurarsi che lei fosse ancora con lui. Il viaggio attraverso la palude apparentemente infinita sembrava interminabile ed Emily stentava a credere alla sua fortuna quando riuscì ad afferrare un ramo robusto. Tirandosi su un terreno solido, esausta, rotolò sulla schiena e chiuse gli occhi, sollevata di essere sfuggita alle grinfie della palude. All'improvviso, sentì una lingua ruvida sulle guance. «Bene, ora mi divorerà», pensò con una punta di indifferenza. La ragazza fu sopraffatta dalla tristezza al punto da sentirsi senza vita e immobile. Tuttavia, sollevò la testa e incrociò lo sguardo della bestia. Aveva sentito o letto che gli animali non sopportano il contatto visivo diretto con gli esseri umani. Sembrava che la bestia non ne fosse consapevole, perché la fissava, quasi con rimprovero. Poi si voltò e scomparve nella boscaglia, osservando cautamente l'ambiente circostante. Emily non capì le sue intenzioni e provò un barlume di speranza. Forse ne aveva avuto abbastanza o la trovava poco appetibile. C'era la possibilità che la bestia se ne andasse, permettendole di alzarsi e andarsene, ma la bestia notò la sua immobilità e si irritò, tornando indietro e avvicinandosi a lei. Emily trasalì quando afferrò i bordi della sua giacca bagnata e la tirò dietro di sé. Pensò tra sé e sé, che importa? Lo seguirò. Forse conosceva davvero la strada per gli umani e non stava cercando di condurla nella sua tana come cibo. Tutti i suoi dubbi svanirono quando, dopo aver lottato per mezz'ora tra i rami, arrivarono a una radura in mezzo alla foresta. Lì si trovava una casetta che sembrava uscita da una fiaba come Hansel e Gretel. L'amore di Emily per le fiabe divenne evidente. La bestia si avvicinò alla casa ed emise un suono simile a un ringhio. «Wolfie, sei tu?» Una voce chiamò dalla capanna. «Hai fame, vagabondo?» La porta si aprì, rivelando un grosso uomo in tenuta mimetica, almeno così apparve alla ragazza spaventata. Un taglialegna o forse un cacciatore? I pensieri di Emily si dispersero come scoiattoli spaventati. «Chi hai portato?» chiese l'uomo sconcertato, scrutando la tremante Emily, che stava chiaramente tremando per il freddo e la paura. «Chi siete voi?» domandò l'uomo. Alto poco meno di 2 metri, Emily poté solo guardarlo a testa alta e indicarsi la bocca, scuotendo la testa per indicare che non poteva parlare. «Sei muta?» esclamò l'uomo, sconvolta. Emily scoppiò in lacrime, avendo già sopportato più di uno shock per un giorno. «Basta con l'umidità! Sei completamente fradicia», brontolò l'uomo. «Vieni dentro la capanna.
Ho dei vestiti asciutti sulla panca, togliti questi stracci e cambiati. E io mi occuperò di questo cane arruffato. Emily entrò nella capanna calda e profumata di erbe, si spogliò dei vestiti bagnati e trovò una camicia calda, che avvolse su se stessa come un vestito e abbottonò. La porta scricchiolò quando l'uomo raccolse i vestiti bagnati di Emily e li portò fuori, dandole un'altra istruzione, spaventata e tremante. Per favore, non tremare così. Non consumo individui come te, che sono piccoli di statura. Sorprendentemente, all'interno della cabina esisteva una piccola stufa che emetteva un'abbondante quantità di calore. Emily scoprì un paio di stivali di feltro e li indossò con entusiasmo, assaporando la deliziosa sensazione di calore. Guardando fuori dalla finestra, osservò un uomo che accarezzava dolcemente il suo salvatore e poi, dal profondo del cuore, depositava qualcosa nella sua ciotola. La giovane sperava che non fosse uno stufato fatto con altre sfortunate ragazze che si erano perse. Tuttavia, man mano che si riscaldava, la sua paura si dissipava. Sembrava che la soglia della paura fosse stata raggiunta e che l'apatia avesse preso il suo posto. Tuttavia, rifletteva su cos'altro potesse accadere. Questi argomenti potevano essere affrontati in seguito. Al momento, la sua preoccupazione immediata era la fame. Emily si avvicinò al tavolo e intravide un giornale. Accanto c'erano un cruciverba e una matita. Sembrava che il suo sequestratore mantenesse ancora qualche legame con il mondo esterno, come dimostrava l'interesse per gli eventi attuali. Prese la matita e iniziò a scrivere a margine del giornale. Mi chiamo Emily, ho perso la voce a causa delle azioni della mia matrigna. Ha voluto porre fine alla mia vita. Dopo aver riflettuto un po', Emily aggiunse: sono affamata. Prendendo il giornale con sé, la ragazza si avventurò all'esterno. L'uomo e la creatura si voltarono a guardare la porta che cigolava. L'uomo chiese: allora, cosa hai trovato? Guardò il giornale, lesse le parole ed emise un fischio di sorpresa. Beh, Wolfie, dai un'occhiata a questo. Qui c'è un intero racconto emozionante. Non posso inventarlo. La narrazione si riferiva ora a Emily. Lei scosse la testa, provocando la domanda dell'uomo. Allora, Wolfie, dobbiamo crederci. L'uomo si rivolse alla creatura, che rispose con un breve suono, come se confermasse gli eventi. Bene, allora. Per prima cosa, dobbiamo darle da mangiare e farle un bagno, affermò l'uomo, come se ricordasse qualcosa, e aggiunse: perché non hai avuto paura di Wolfie? Pensavi che fosse solo un cane, giusto? Emily annuì ancora una volta. Ma l'uomo interviene. È un lupo. L'ho salvato quando era un cucciolo finito in una trappola. Ora viviamo essenzialmente come due lupi solitari. L'uomo si presentò come io, un tipo di guardia forestale. Accettando la sua presentazione, Emily annuì: bene, siamo stati presentati, proclamò io, mentre versava il cibo nella ciotola di Wolfie. Poi fece cenno a Emily di seguirlo. Vieni, ti darò quello che Dio ci ha mandato. La zuppa di pesce è ancora calda, le disse con un senso di soddisfazione. La giovane si mise dietro di lui ed entrò nella capanna. Io si procurò una pentola, versò lo stufato in due grandi ciotole e mise accanto a loro un cucchiaio e un paio di fette di pane. Fece un cenno verso la ciotola di Emily, rassicurandola. Non essere preoccupata. C'è carne di lepre. Non consumiamo ragazze giovani, perché mi fanno venire il mal di stomaco. Io sembrava piuttosto soddisfatto del suo tentativo di umorismo, all'inizio esitante. Emily alla fine sorrise e prese il cucchiaio. Lo stufato si rivelò incredibilmente delizioso. O forse perché aveva dimenticato il sapore del cibo vero durante il periodo di prigionia. Era così affamata e terrorizzata che desiderava divorare un'intera pentola di stufato insieme a del pane. Gettò con cautela un'occhiata al volto di Yu e notò che non era così vecchio come aveva pensato all'inizio. Non aveva l'aspetto di un uomo anziano. Forse la barba aveva solo aggiunto anni al suo aspetto. Le lacrime le salirono agli occhi mentre i ricordi di suo padre le inondavano i pensieri, facendola singhiozzare in modo incontrollato. Ehi, non sporcare qui con le tue lacrime, la rimproverò il proprietario della capanna, alzando la voce. Non posso tollerare queste manifestazioni femminili di emozioni,
Emily, spaventata dal suo disappunto, tacque e riprese a mangiare, lasciando che le sue lacrime si asciugassero da sole. Yu rifletteva tra sé e sé, chiedendosi che razza di criminale avrebbe potuto mettere le mani su una bambina. Non riusciva a capire perché suo padre non fosse intervenuto. Emily lo guardò e sospirò, scuotendo la testa e incrociando le braccia sul petto. «Perché non ho una mamma o un papà?» domandò. Il boscaiolo era inorridito. «Oh, poverina! Avrei potuto avere una figlia alla tua età», mormorò, agitando la mano con disprezzo. Prima di iniziare a mangiare, Emily finì fino all'ultima goccia del suo stufato, usando un pezzo di pane per pulire il piatto, poi guardò Yu con uno sguardo interrogativo. «Cosa c'è ora?» chiese. Yu capì bene. «Adesso ti laverai, il lavandino è fuori e c'è acqua calda nei secchi. Porterò tutto fuori. Fai attenzione», spiegò. Emily arrotolò la manica della camicia, rivelando il segno di una bruciatura, e Yu fu colto di sorpresa. «Chi ti ha fatto questo?» esclamò. Emily annuì, con il volto pieno di tristezza. L'espressione di Yu si fece cupa, borbottò qualcosa sottovoce ed Emily riuscì a capire solo una frase. «Lo scopriremo». Le ordinò di andare a lavarsi, assicurandole che Wolfie avrebbe vegliato su di lei. Il boscaiolo le passò un secchio d'acqua calda, un asciugamano, del sapone e un paio di pantaloncini troppo larghi, che aveva regolato con un elastico per evitare che le cadessero dalla vita. Emily si diresse a lavarsi dietro la casa, dove trovò un bacino e una vasca pieni di acqua piovana. Mentre si puliva il corpo, sentiva che non solo lo sporco veniva lavato via, ma anche le paure e le tensioni che l'avevano tormentata per anni. Il volto di Wolf sbucò da dietro la casa e lei non poté fare a meno di sentire che il lupo le stava sorridendo con un senso di indipendenza. Le si avvicinò e si sdraiò, fungendo da protettore. Emily completò diligentemente il bagno, poi si asciugò, si vestì e si sedette accanto al suo fedele guardiano. Accarezzò amorevolmente il suo pelo asciutto, esprimendo in silenzio la sua gratitudine, ora che aveva mangiato e si era pulita. Emily si sentiva più sicura di quanto non fosse mai stata nella sua casa precedente. «Hai finito di lavarti?» chiese la voce di Yu dietro l'angolo. Invece di rispondere Emily, Wolfie alzò la testa e ringhiò in segno di assenso. Tolse con cura i vestiti bagnati dalla pila e li appese ad asciugare. Mentre canticchiava, si sedette un po' più in là, riflettendo sulla situazione. «Cosa dovrei fare con te, virgola», mormorò, non tanto a Emily quanto a se stesso. Le chiese se avesse dei parenti e lei scosse la testa in senso negativo. «È un peccato», riflette l'uomo. «L'ideale sarebbe riportarti in città e denunciare la tua matrigna». Emily lo guardò con occhi impauriti, ma lui scrollò le spalle, esprimendo la sua mancanza di fiducia nel sistema giudiziario presumibilmente più equo del mondo. «Inoltre, mentre risolvono le cose, sarai affidata a un orfanotrofio. Non posso immaginare che sia un bel posto», aggiunse. Emily attese con ansia la sua decisione. «Non ha nemmeno senso che tu rimanga con me», continuò Yu. «Non sono un tutore adatto a far vivere una giovane donna con un vecchio eremita. Non è giusto. E io sono abituato a stare da solo». Le labbra di Emily fremettero, temendo che Yu stesse per suggerire che l'orfanotrofio fosse la soluzione migliore per lei. «Oh, ti prego, smettila», lo supplicò. «Eravamo d'accordo di non soffermarci sulle mie sfortunate circostanze». Il guardaboschi aggrottò la fronte, guardandola con rimprovero. «Ho detto che penserò a qualcosa», rispose, chiaramente incerto su come gestire Emily nel frattempo. «Wolfie?» Il cane si sistemò sull'erba e osservò il suo padrone con evidente ironia. Yu mandò la ragazza dentro la capanna e iniziò a camminare in cerchio, brontolando tra sé e sé. «Non posso buttarla fuori e non posso semplicemente andarmene», ragionò Yu, rivolgendosi a Wolfie. «Non posso nemmeno consegnarla alla polizia. Restare qui non è un'opzione praticabile per lei. E io non sono un babysitter, resta solo una cosa da fare», dichiarò, determinato. «La porterò da Teresa. È una maga. Forse può aiutarla a ritrovare la voce. Non guardarmi così», disse a Wolfie, anche se il cane rimase in silenzio. «So che Teresa può essere difficile,
Ma almeno è una donna, aggiunse io. Wolfie sollevò un orecchio e si coprì il naso con la zampa. Apparentemente divertito, continua pure a ridacchiare con me, minacciò io con un dito. Tra l'altro, la responsabilità è in parte tua. Sei tu che hai portato qui la ragazza della palude. Rimproverò il cane. Wolfie lo guardò con rimprovero, come per dire, avresti lasciato la bambina lì? Io cedette, dicendo, va bene, non guardarmi così. Abbiamo deciso di andare da Teresa. Emily si sedette sulla panchina, osservando l'interno spoglio della capanna. Non c'erano molte decorazioni. Un forno, una panca, un tavolo, una cassapanca e una finestra senza tenda. Alle pareti erano appese scope di diverse erbe e vari utensili domestici. Era evidente che il proprietario viveva da solo e ora lei si era imbattuta nella sua vita. Restituitemi alla mia matrigna, pensò Emily con tristezza. Questi pensieri le fecero sentire freddo, così si avvolse più strettamente nella camicia. Stranamente, non aveva più paura di quell'uomo dall'aspetto selvaggio. Sentiva che gli uomini come lui non le avrebbero mai fatto del male, proprio come suo padre, coraggioso, forte e gentile. Emily si lasciò cadere il viso tra le mani, che erano piegate sul tavolo, e scoppiò a piangere a sua insaputa. Hugh era entrato nella stanza e si era seduto accanto a lei. Le accarezzò dolcemente la schiena con la sua grande mano, confortandola. Non piangere, piccola. La vita è tale che non c'è limite alle lacrime che si possono versare, disse dolcemente. Emily ascoltò in silenzio mentre il forester parlava. Ti piacciono le favole? Chiese, facendo apparire un sorriso sul suo volto. Emily sollevò la testa e annuì. Allora devi conoscere alcune favole sulle streghe, continuò. Gli occhi di Emily si allargarono, ma annuì di nuovo. Ho una conoscente che vive qui vicino, in un villaggio. È l'ultima persona rimasta in quel villaggio, spiegò io. Si chiama Toraz ed è un'abile guaritrice. La gente viaggia per chilometri per cercare il suo aiuto. È una persona molto compassionevole e cura gratuitamente chiunque si rivolga a lei. Tuttavia, può rifiutarsi di aiutare qualcuno se questi le offre una grossa somma di denaro. Io era sicuro di poter curare l'incapacità di Emily di parlare. Emily ascoltava con attenzione, sentendosi come in una favola, ma esitava a rivolgersi a un estraneo, nel caso in cui Toraz si fosse rivelato arrabbiato come la sua matrigna. Inoltre, cominciava a sentirsi a suo agio con la presenza di Yu. Andremo a trovarla, le assicurò Yu. Mi ha curato quando pensavo che non sarei mai guarita. Ora la aiuto in ogni modo possibile. Aggiusto le cose in casa sua e raccolgo legna da ardere. Credimi, Emily, c'è la possibilità che tu riesca a parlare di nuovo. Emily annuì incerta e io fu felice che fosse d'accordo. Puoi sederti qui e lavorare a questo cruciverba mentre io raccolgo qualche regalo per Toraz, disse, uscendo dalla stanza e lasciando Emily sola con i suoi pensieri. Emily non riusciva a stare ferma. Il futuro la spaventava. Si guardò intorno, trovò una scopa nella stanza e cominciò a spazzare il pavimento. Poi pulì la finestra impolverata con uno straccio. Non riuscì a pensare a nient'altro da fare. Così si sdraiò sulla panchina e si addormentò. Eri stanca? La voce di Yu la svegliò. Emily aprì gli occhi e sorrise timidamente. Lui non le sembrava più così spaventoso. La sua matrigna, nonostante la sua finta gentilezza, si era rivelata una vera strega. Mentre quell'omone che viveva nella foresta con un lupo addomesticato non le aveva fatto del male. Le diede da mangiare e promise persino di aiutarla a guarire. Yu si guardò intorno, impressionato dall'impeccabile ordine dell'ambiente. Grazie, ma non posso abbandonarti qui, disse con rimorso. Non sarebbe giusto, e che razza di custode sarei? Emily annuì timidamente, anche se le sue parole erano confortanti. La ragazza aveva già sopportato abbastanza paura e non poteva prevedere quello che sarebbe successo. Non preoccuparti, io. La incoraggiò lui. Quando ti sarai riposata, sarà il momento di continuare il nostro viaggio. Prendi questo pacchetto di regali. Io le porse una tinozza di vimini piena di bacche. Teresa ha un temperamento dolce e apprezza le offerte. Potrebbe essere utile durante il nostro viaggio. Mise in valigia diversi oggetti, apparentemente destinati a essere regalati alla misteriosa Teresa.
Poi prese la mano di Emily e insieme al loro fedele compagno, Wolfie, procedettero lungo il sentiero, mentre Hugh camminava accanto a lei, alto e forte, e il loro fedele Wolfie trotterellava vicino. La prospettiva di Emily cambiò. Si guardò intorno con curiosità e la vita apparentemente senza speranza non le sembrò più così cupa tuttavia. La paura riemerse quando la foresta lasciò bruscamente il posto a una fila di case fatiscenti. Si aggrappò con forza all'ampio palmo della mano di Hugh, tremando per la trepidazione. «Hai promesso di essere coraggiosa, vero?» Hugh le sorrise incoraggiante. Emily si raddrizzò, sospirò e cercò di reprimere il suo tremito. Teresa risiedeva nella capanna più esterna, più vicina alla foresta, tuttavia, come scoprirono presto. Era l'unica abitazione abitata. Le altre case erano deserte, abbandonate dai proprietari che si erano trasferiti o erano morti. Ora giacciono nel vicino cimitero, se non fosse stato per la fama del guaritore, che raggiungeva molti chilometri intorno. Questo villaggio e il suo unico abitante sarebbero stati dimenticati. Hugo bussò alla porta e chiamò, «Teresa, apri!» Emily cercò di nascondersi dietro la robusta struttura di Hugh. La porta si aprì cigolando, rivelando la figura di Teresa alla luce. Almeno, così la immaginava Emily, con una lunga gonna, avvolta in uno scialle e con la testa coperta da un foulard, nonostante il caldo estivo. Un brivido inquietante percorse la spina dorsale di Emily, facendole sudare i palmi delle mani. Tuttavia, Hugh la tenne saldamente stretta a sé. «Sei tu, Hugh?» chiese l'anziana donna. «Chi altro?» rispose lui. «E chi è con te?» Teresa si schermò gli occhi con la mano, come se scrutasse attraverso la ragazza. Sembrava che quella donna particolare potesse vedere attraverso di lei. «Beh, l'ho trovata nel bosco», spiegò Hugh con nonchalance. «Non sa parlare e tutto quello che è riuscita a scrivere è che la matrigna l'ha abbandonata lì». «Non sta mentendo», aggiunse. «So riconoscere una bugia a un miglio di distanza», dichiarò Teresa. «Quella bambina era davvero in difficoltà. E cosa vuoi da me? Vuoi guarire per lei?» domandò, lanciando un'occhiata a Emily, che stava in piedi, risoluta, di fronte a lei. Non era naturalmente muta, ma semplicemente spaventata. «Puoi aiutarla?» «Forse posso aiutarla ad alleviare le sue paure», disse Teresa, mantenendo lo sguardo sulla timida ragazza. «Vincere la paura è impegnativo, perché lei ha ancora paura persino di me, non è vero?» Dopo un attimo di riflessione, Teresa si rivolse a Emily. Emily annuì in segno di comprensione. «Vedi», sospirò Teresa, «non funzionerà. Dovremmo lasciare che siano i medici a curarla. Mandare la bambina in un buon ospedale in città sarebbe l'opzione migliore». «Non possiamo mandarla in città», interviene Hugh. «La metterebbero in un orfanotrofio o la restituirebbero alla matrigna. Questo è molto probabile e potrebbe danneggiarla ulteriormente, se non distruggerla del tutto». Teresa strizzò gli occhi e rifletté. «Beh, se le autorità competenti la tengono d'occhio. Non hai un conoscente lì, Emily?» Avvertendo la tensione, Hugh intervenne a bassa voce. «Non discutiamo di questo», disse in un modo che mise a tacere ogni desiderio di ghigno della nonna. «Avete intenzione di curare la ragazza o devo riportarla nella foresta?» chiese Hugh, squarciando il silenzio dell'anziana donna. La donna si mordicchiò le labbra e rimase in silenzio per un momento. «Sei uno sciocco, Hugh, ma sono affari tuoi e io non mi intrometto. Va bene, vedrò cosa posso fare». «Lascia la ragazza», Emily rabbrividì, ma Hugh emise un sospiro di sollievo. «Grazie, Teresa. Che Dio ti benedica in buona salute», espresse con sincerità. «Ho portato qui alcuni ospiti della foresta», continuò. «Concediti pure, Teresa». Gli occhi di Teresa scintillarono, ma la sua espressione rimase severa. «Scaricate i regali sul portico», ordinò, indicando i doni. «E tu, mia cara, vieni da me», disse alla ragazza, con un tono improvvisamente affettuoso. «Vieni, vieni, non farò del male ai bambini. I miei denti non sono più gli stessi», sembrò a Emily che facesse l'occhiolino, anche se era difficile capirlo da una tale distanza. Hugh spinse la ragazza verso il portico e seguì Teresa in casa. La ragazza esitò, rimanendo in piedi vicino al portico.
Perché non torno di corsa nel bosco? Un pensiero vagante le balenò nella mente, poi sentì Wolfie, la creatura selvaggia, che le dava un colpetto sul naso, come se la esortasse a seguire Terasa. Emily si girò e guardò la creatura. Stava mugolando, cercava di scodinzolare e sembrava sorridere. Facendo un respiro profondo, salì i gradini scricchiolanti del portico ed entrò. La casa era affascinante. Non riusciva a trovare un'altra parola per definirla, mentre i suoi occhi si muovevano intorno. E c'erano così tante cose da vedere, in questa casa convivevano le cose più incredibili, come un ferro da stiro sulla brace e un computer portatile, fasci di erbe appesi alle pareti e varie boccette simili a quelle che aveva visto nelle lezioni di chimica. Vedendo il volto della ragazza pieno di sorpresa, Yu e Terasa risero. «Ecco come sono, una strega moderna», proclamò Terasa, l'anziana donna orgogliosa affermò, osservando il laboratorio. «Non stupirti che io risieda nella foresta». Ho scelto di vivere lontano dalla vita frenetica e rumorosa della città, optando per una maggiore vicinanza alla natura. Yu interviene ricordando che Terasa ha completato la sua tesi di dottorato sulle erbe e che persone da tutto il paese cercano i suoi consigli e le sue cure. Ha anche detto che lei lo ha aiutato a guarire. Terasa lo interruppe, brontolando. Forse sei fisicamente in piedi, ma i tuoi pensieri sono ancora disordinati. Yu tentò di parlare, ma Terasa lo interruppe, affermando, visto che ti rifiuti di ascoltare, teniamo questa conversazione breve, puoi andartene e noi ce la caveremo senza di te. Yu rise, strizzò l'occhio a Emily e aggiunse, guarda com'è testarda, accucciandosi accanto alla ragazza. Le asciugò le lacrime involontarie e la rassicurò, non avere paura di nulla, Terasa non ti farà del male. Verremo presto a trovarti e allora vedrai che comincerai a parlare. Tuttavia, la ragazza rimase in apprensione all'idea di rimanere da sola con Terasa. Nel frattempo, l'anziana donna la esaminò attentamente. Poi le si avvicinò e inaspettatamente la abbracciò forte per le spalle. E osserva, vedo che la vita ti ha tolto la fiducia nelle persone. Eri così quando l'ho incontrato per la prima volta qui nel bosco. Era venuto qui per morire, ecco com'era. Ho guarito il suo corpo, ma non sono riuscito a guarire la sua anima. Quando ti guardo, mi chiedo se per te sia lo stesso problema. Emily guardò l'anziana donna con confusione. La donna suggerì, B, prendiamo un po' di tè. Possiamo anche gustare dei frutti di bosco. Ti piacciono i frutti di bosco, Emily? Emily annuì e Terasa le ordinò di prendere delle tazze dal mobile vicino. Emily si adeguò. Aprì l'anta del mobile e rimase stupita nel trovare un set di squisite tazze di porcellana, le prese con attenzione con due dita, temendo di danneggiare una bellezza così delicata. Tuttavia, il tè aveva un sapore 100 volte migliore se sorseggiato da quelle tazze. Era preparato con bacche schiacciate, che emanavano il profumo dell'estate, e a ogni sorso Emily si sentiva a suo agio, mentre le sue paure e le sue ansie svanivano. Emily lanciò un'occhiata sorridente alla donna anziana seduta di fronte a lei, chiese, questo tè non è magico? Emily annuì e ricambiò il sorriso, anche se un po' timidamente. Terasa continuò la conversazione, chiedendo, conosci l'acqua viva? Emily annuì di nuovo, trovava questa donna fiabesca piuttosto accattivante, nonostante i suoi timori iniziali, come una maga infuriata, all'inizio, il che è un segno positivo. Approvò Terasa. Ora concluderemo il nostro tè, riordineremo i piatti e poi procederemo a liberarvi dalle vostre afflizioni. Emily apparve cauta, pensando a come avessero intenzione di eliminare la sua malattia. Tuttavia, dopo averci riflettuto, decise di non temere, perché non poteva essere peggiore di quello che era successo con la matrigna. Questo era certo, dopo aver sparecchiato e lavato i piatti in un grande catino. Intrapresero il cammino attraverso il campo. Emily camminava accanto a Terasa, ammirando l'erba e i fiori. Il tutto sotto lo sguardo di approvazione dell'anziana donna, si adornò con una splendida ghirlanda e se la mise in testa. Bellissimo! Esclamò Terasa, ed Emily si sentì molto allegra, quasi come se tutto fosse possibile, proprio come in una favola. E ora desiderava davvero crederci. Il sentiero conduceva a un fiume,
le cui sponde erano ricoperte da una vegetazione lussureggiante. Le nuvole danzavano sull'acqua e la ragazza involontariamente le guardava, sentendosi leggera e libera. Teresa fu la prima a togliersi la camicetta e la gonna, rivelando una semplice camicia da notte, fatta di materiale semplice. Raddrizzò la schiena e improvvisamente apparve meno antica alla ragazza. Emily, sentendosi in imbarazzo, si spogliò anche lei e immerse le dita dei piedi nell'acqua. «Fa freddo! Sii coraggiosa, ragazza mia, altrimenti l'acqua non sarà in grado di lavare via la tua malattia», consigliò severamente Teresa da dietro. Emily fece un altro passo e, senza preavviso, si ritrovò immersa nell'acqua quasi completamente. Tentò di urlare, ma le sfuggì solo un rantolo dalla gola. A un passo da lei, Teresa raccolse una manciata d'acqua e la versò sulla ragazza, mormorando qualcosa sottovoce. E proprio in quel momento la paura si dissolse, il respiro di Emily divenne regolare e sentì il letto del fiume sotto i suoi piedi. «Doveva solo fare un altro passo. Prova a dire qualcosa», chiese Teresa. La ragazza riuscì a mormorare una canzone, la voce forse non le obbediva, ma sapeva, senza dubbio, che avrebbe parlato di nuovo. «Brava», lodò Teresa. «Il fiume ti ha accettato. Abbiamo accettato di assisterti, verremo qui ogni giorno e tutto si risolverà». Emily annuì. Non aveva alcun desiderio di lasciare l'acqua ora e si agitava vicino alla riva del fiume. Teresa le lanciò una corona di fiori e le ordinò di darla al fiume in segno di gratitudine per la guarigione. Emily accarezzò i fiori e rilasciò con cura la corona nella corrente. Il fiume accettò con grazia l'offerta e la portò con sé, scomparendo con le nuvole. La ragazza lo guardò andare via e sorrise. Si sentì veramente soddisfatta, rendendosi conto che il mondo non era solo pieno di cattiveria e crudeltà. La riva del fiume scintillava di tinte vivaci, proiettando un bagliore rinfrescante. Tuttavia, la pelle di Emily pungolava con la pelle d'oca e i suoi denti si stringevano. Una donna premurosa la strofinò delicatamente con un grande asciugamano di spugna, ma Emily desiderava tornare sui suoi passi, si mise a correre, strappando fili d'erba e comportandosi come un cucciolo indisciplinato. Teresa sorrise, sentendosi giovane in quel momento. All'interno della capanna, un'improvvisa sensazione di fame colpì Emily. Guardò Teresa, che leggeva tranquillamente sul divano. La ragazza borbottò, cercando attenzione. Tuttavia, Teresa non sentì o era troppo presa dalla lettura per girare la testa. Emily si avvicinò, accarezzandosi la pancia ed emettendo un mugolio, cercando di comunicare. Teresa la rimproverò, invitandola a parlare con le parole e non con i versi degli animali. Emily si sentì indignata, non riuscendo a capire come potesse fare ciò che le veniva chiesto. Nella sua mente rifletteva: «Come posso parlare a parole? Non posso soddisfare le tue aspettative», la nonna rispose con calma, notando la sua confusione. Emily si tese, sentendo le parole ribollire in gola, ma esitavano a uscire. Le immaginò come palle da biliardo, che avevano bisogno del colpo di una stecca invisibile per rotolare giù per la gola. Selezionò mentalmente tre palle e spinse, liberando inaspettatamente i suoni. Teresa mise in pausa la lettura, accarezzando la testa di Emily e lodando i suoi sforzi. Tutto si sarebbe risolto, dovevano solo continuare a provare. Ora era il momento di mangiare. Prendendo una ciotola, Emily si avventurò nel cortile dove le galline giravano liberamente, raccolse 5 uova dalla paglia e tornò, mostrando trionfante il suo bottino. Teresa sorrise, riconoscendo il suo successo, e presto la capanna si riempì del delizioso aroma delle uova fritte. Emily assaporò ogni boccone, chiudendo gli occhi soddisfatta. Tuttavia, il comportamento di Teresa cambiò, come se avesse sentito qualcosa di interno. Si avvicinò alla porta. La aprì e fece appena in tempo a indietreggiare prima che Wolfie irrompesse all'interno. Il lupo piagnucolava e correva per la capanna, lanciando occhiate intermittenti alla porta come se chiamasse qualcuno. Emily notò con terrore il sangue sulla sua pelliccia. «È successo qualcosa a Hugh», esclamò Teresa. «Deve aver incontrato dei bracconieri». «Resta qui», chiamò i soccorsi. Anche se le era stato ordinato di aspettare,
Emily non poteva fare a meno di preoccuparsi. Emily non sentiva più le grida dell'anziana donna che si affievolivano dietro di lei. Seguì Wolfie mentre uscivano di corsa dalla casa, percorrendo la strada familiare che Julie aveva fatto percorrere prima. Wolfie si guardava continuamente indietro per assicurarsi che lei stesse al passo. Il cuore di Emily le martellava nel petto mentre correva, il respiro le arrivava in rapidi rantoli. Wolfie la condusse in una radura ed emise un ululato che le fece venire i brividi. I suoi occhi si allargarono quando vide un uomo disteso sull'erba. Senza esitare, si precipitò, si accovacciò e cercò di girarlo. Per un attimo le sembrò che io non respirasse. Il suo corpo era camuffato, i suoi pantaloni erano intrisi di sangue. I vestiti di Emily si macchiarono mentre continuava a scuoterlo, sperando disperatamente che fosse ancora vivo. Wolfie mugolava accanto a lei, spingendo il muso contro il suo amico, proprio quando Emily cominciava a perdere le speranze di rianimare Yu. Un suono simile a quello di un cavallo eruppe dalla sua gola, seguito da una visione miracolosa. Yu gemette e si rigirò su se stesso, con gli occhi pieni di incredulità mentre guardava la ragazza. Emily, sei davvero tu? Perché sei qui? Chiese con difficoltà. Emily singhiozzò, con lo sguardo fisso sul terreno intriso di sangue. Yu, ho cercato di affrontare quei bracconieri locali che da tempo tormentano le creature della foresta. Ma ti hanno sparato a entrambe le gambe, spiegò. Yu cercò di muovere le gambe, ma rimasero immobili. Emily, nella mia borsa c'è un coltello legato alla cintura. Cerca di tagliare il tessuto e di fasciarle, gli disse. Con una compostezza decisa, Emily si asciugò le lacrime e aiutò Yu a recuperare il coltello pieghevole. Cominciò a lavorare, lottando contro il duro materiale del tessuto. Il suo orrore si intensificò quando vide lo stato delle gambe di Yu sotto le ginocchia. Alzò lo sguardo verso di lui, gli occhi che trasmettevano la gravità della situazione. Non perdere la speranza, amore mio. Abbiamo già superato problemi come questo, lo rassicurò, sia per il bene di Emily che per il suo. Prendendo la stoffa, Emily la strappò con cura in lunghe strisce e le legò il più strettamente possibile. Cercherò di strisciare in questo bosco. Non ci sono solo lupi in agguato, ma anche altre creature pericolose, comprese quelle a due zampe, consigliò Yu, seguendo le sue indicazioni. Emily gli legò strettamente le gambe per fermare l'emorragia, portando sollievo a entrambi. Con il sostegno di Emily, Yu riuscì a rotolare sullo stomaco e iniziò a strisciare. I progressi erano lenti, ma i due persistevano, facevano delle pause quando Yu si affaticava ed Emily gli asciugava il sudore dalla fronte. Wolfie leccava il viso pallido di Yu e mugolava, rassicurandolo. Ce la faremo, so che ce la faremo, sussurrò Yu con incrollabile determinazione mentre proseguiva. La strisciata continuò senza sosta. Le ore sembravano passare senza senso, finché le forze di Yu lo abbandonarono e cadde in uno stato di incoscienza. Emily balzò in piedi, correndo freneticamente intorno alla radura. Una diga le scoppiò in gola e la sua angoscia si riverberò in tutta la foresta. Urlò e implorò un miracolo. E poi, come se fosse un miracolo, il miracolo si verificò. Il crepitio dei rami riempì la foresta quando una donna alta si precipitò nella radura, correndo al fianco di Yu. Si sedette accanto a lui e aprì rapidamente una cassetta di pronto soccorso dietro di lei. Un grande uomo dai capelli grigi, vestito con la stessa tuta mimetica di Hughes, emerse dai cespugli. Era Chuck. Dobbiamo portarlo immediatamente in casa, ordinò la donna, rivolgendo uno sguardo a Emily. Vai in casa e fai bollire molta acqua. Wolfie apparve nelle vicinanze ed Emily si affidò a lui per guidarli. Li seguì, sapendo che il gigante avrebbe portato Yu in braccio. Quando arrivarono alla capanna nella foresta, Terasa emerse per incontrarli. Emily si chiese come avesse fatto un'auto a raggiungere il luogo, notando il SUV parcheggiato dietro la capanna. Questa donna anziana poteva ancora guidare. Fecero bollire velocemente l'acqua e prepararono bende e cotone. Quando la porta si aprì, un lamentoso Yu fu portato in casa dal massiccio Chuck, che sembrava chinarsi quasi a metà. La donna lo seguì da vicino, rivelando la sua splendida bellezza.
Io fu adagiato sul tavolo ed entrambe le donne si occuparono dei suoi bisogni. Letun, comprendendo l'autorità di Chakt, posò una grande mano sulla spalla di Emily, intimandole di non interferire. Emily uscì nel cortile e finalmente lasciò scorrere le lacrime. Singhiozzava, pronunciando sillabe incoerenti, mentre Chak la confortava in silenzio. Non temere, figlia di Yu ha già superato molte sfide, salvandomi la vita due volte, e non solo la mia. Ora è il momento di ripagare il debito. Cattureremo quei banditi e ci assicureremo che vengano puniti. A poco, le spalle tremanti di Emily si calmarono, mentre riceveva il sostegno degli altri. Terasa uscì dalla casa, abbracciò la ragazza e le parlò con affetto. Ti sbagli, Chak. Non siamo stati noi. È stata lei a salvargli la vita oggi. Avevo già detto a Yu che avrebbe avuto una figlia, e si è rivelato vero. Chak chiese informazioni sulla coscienza di Yu ed Emily intuì che c'era qualcosa che non le stavano dicendo. Mi stai chiedendo se è sveglio? Terasa ridacchiò. Non ha lasciato il suo fianco. Ha fatto la guardia mentre lui dormiva. Finalmente avranno la possibilità di parlare. Chak scosse la testa ostinato. Ma serva ancora rancore, anche dopo tutti questi anni. Terasa rispose con calma alla madre. Non voleva condividere il figlio con la sua sposa. Lei lo convinse che Nina si era sbarazzata del loro bambino non ancora nato e lui le credette. Non è mai tornato a casa, ha firmato un contratto e poi lei ha avuto un aborto spontaneo. Non è stata colpa sua, lo so per certo. E se non avesse firmato, non sarei stata salvata da lui, sospirò Chu. È proprio così che è successo, è come un destino, concordò Terasa, con gli occhi che le brillavano per l'eccitazione. Il destino ti ha anche obbligato a correre in aiuto del tuo amico alla prima chiamata? Chak annuì, ero in esercitazione e ho pilotato l'elicottero fin qui, disse ridendo, facendo tremare Emily. Torneresti indietro e abbandoneresti il tuo dovere per motivi personali, osservò Terasa con sarcasmo. Chak sollevò semplicemente un sopracciglio e si stiracchiò, dicendo, beh, non ne sarei così sicuro. Dove troveranno un altro specialista del mio calibro? E Nina è arrivata qui per salvarlo immediatamente. Terasa sorrise. Yu è stato fortunato ad avere entrambi, concordò Chak, lanciando un'occhiata a Terasa. Pensi che sarò mai fortunata? Scherzò Terasa. Ci risiamo, disse agitando le mani. Chak, io sono già vecchia. Tu hai solo 6 anni meno di me, sei un bell'uomo. Dovresti trovare qualcuno più giovane. Chak scosse la sua barba grigia e rispose. Oh, Terasa, non ho bisogno di qualcuno di giovane. Ho bisogno di qualcuno che amo, Emily. Osservando la conversazione, notò un luccichio giovanile negli occhi di Terasa. All'improvviso la porta si aprì e una Nina pallida si avvicinò a loro. È sveglio? Chiese Terasa, scrutando il suo viso. Sì, rispose Nina, con la voce tremante, mi ha buttato fuori, si coprì il volto con le mani. Terasa si alzò con determinazione, spingendo Chak da parte. Occupati delle ragazze qui. Io andrò a far ragionare questo stupido testardo. Non mi importa se è ferito. Chak abbracciò Nina in lacrime e, dopo un attimo di riflessione, Emily l'abbracciò da dietro, dandole conforto. La donna angosciata tacque e ascoltò una voce severa che risuonava dalla capanna, facendo rabbrividire tutti. Non ti abbiamo riportato indietro dall'altro mondo solo perché tu possa farti del male e fare del male a Nina di nuovo. Non riuscirono a sentire la risposta di Yu, ma qualcosa si ruppe chiaramente all'interno della casa. Dopodiché si udirono solo borbottii incoerenti. Dopo un'altra mezz'ora, Terasa emerse, chiaramente soddisfatta di sé. No, vai in casa. Devi parlare, ordinò con un tono che non ammetteva obiezioni. Na guardò Emily, impotente e insicura, entrò in casa e Terasa assunse la sua posizione, facendo un occhiolino scherzoso alla ragazza. Non c'è da preoccuparsi, troveranno una soluzione. Ora hanno ancora più cose in comune di prima. Troveranno sicuramente un accordo. Nel frattempo, Chak si mise al lavoro per tagliare la legna dietro la casa nella foresta, trovando conforto nel compito e cercando un senso di scopo. L'anziana donna e la ragazza erano sedute vicine,
in paziente attesa di qualcosa. Poi, Teresa annuì e dichiarò: «È tutto. Possiamo entrare». Prese il comando, ma si fermò bruscamente sull'uscio, bloccandolo con il corpo con un colpo di tosse. Osservò sarcasticamente: «Voi due avrete molto tempo per altre conversazioni. Avete tutta la vita davanti a voi. E ora il tè sarà perfetto». Nina, che era stata inquieta, si allontanò da Yu e cominciò a sistemare le cose sul tavolo. Non c'era più alcuna traccia che ricordasse loro che il tavolo era stato recentemente utilizzato come superficie operativa improvvisata. Yu rimase lì in silenzio, perso nei suoi pensieri, osservando Nina con occhi pieni di affetto. Mentre Emily beveva un sorso di tè, notò la mano di Yu che accarezzava delicatamente quella di Nina. «Il primo soccorso è stato prestato. Ora dobbiamo andare in ospedale», disse Teresa con fermezza, senza lasciare spazio a obiezioni. «Credo che ora possano farcela senza di noi, soprattutto perché dobbiamo prendere una decisione sulla ragazza». Yu si rivolse a Emily, sorridendo, e disse: «Nella foresta mi hai chiamato papà, vero? Quindi penso che non mi abbandonerai quando sarò vulnerabile». Emily scosse la testa, faticando a parlare, e rispose: «No». Teresa guardò Nina e sorrise. «Beh, Nina, suppongo che per una volta nella vita dovrai sfruttare la tua posizione ufficiale. Dopotutto, sei il difensore civico dei bambini». Nina annuì e guardò Yu con una punta di sfida negli occhi. «Sì, e so esattamente come punire chi fa del male ai bambini. È così che prenderemo la nostra decisione». Prendendo il comando, Teresa propose con sicurezza: «Mettiamo il nostro uomo ferito nella tua jeep, Nina. Tu prendi la bambina e discuti con il suo tutore. E se non capisce le parole, ci uniremo al resto di noi». Chuck ridacchiò e strizzò l'occhio all'autorevole Teresa. «Non credo che avremo bisogno di intervenire, ma grazie per l'offerta». «Bene, allora facciamo i bagagli». «Dobbiamo ancora andare all'ospedale», dichiarò Teresa. Chuck aggiunse: «Potete tornare indietro, vi troveranno sicuramente. Manderanno delle truppe per localizzare il loro eroico colonnello». Chuck fece una pausa e continuò: «Tuttavia, ho un altro compito da portare a termine qui», lanciando un'occhiata significativa a Teresa. Lei agitò le mani con disprezzo e avvertì: «Non pensarci nemmeno. Che razza di vendicatore credi di essere? Sarebbe meglio che la polizia ne restasse fuori», disse Chuck, aggrottando le folte sopracciglia mentre guardava la donna. «Hanno offeso il mio amico, quindi hanno offeso me. Pensa che correrò dalla polizia a lamentarmi. Ho detto che me la caverò da solo». Sorprendentemente, Teresa rimase in silenzio. «Dovremmo proprio andare?» disse infine. «No». Chuck guardò Emily e chiese: «Vieni con noi». Punto Emily, la ragazza in questione, annuì e raccolse il coraggio. «Sì», disse. «Ti ho detto che il trattamento ti avrebbe aiutato». Yu sorrise. «E non devi essere coraggiosa», disse Teresa con severità. «Devi prima concentrarti sulla guarigione, che sia per il nostro matrimonio o per il tuo», interloquì Chuck. Emily si stupì nel vedere che la formidabile strega poteva arrossire. Si rese conto che gli adulti dovevano fare i bagagli, ma lei aveva solo i vestiti che aveva addosso. Così abbracciò forte il lupo. Il lupo le leccò il viso con la sua lingua ruvida, come se sapesse che si sarebbero separati i wolfi. La ragazza si sforzò di parlare, e poi si affrettarono lungo la strada di campagna, seguita dall'autostrada. La testa di Yu era adagiata in grembo a Emily e lei gli accarezzava i capelli, implorando: «Qualcuno lassù, tu sei il più forte, il più intelligente. Hai già il mio papà e la mia mamma, lascialo con me. Non portatelo via, sarò molto, molto obbediente. Aiuterò lui e Nina in tutto. Assicurati che guarisca». Sembra che la preghiera del bambino sia stata esaudita. Durante il periodo di degenza in ospedale, Chuck si prese cura di lui, stando vicino al suo amico. Emily rimase a casa di Nina e Nina si prese cura di lei, proteggendola dall'odiata matrigna. Emily venne a sapere che il giovane marito della matrigna l'aveva lasciata, chiedendo il divorzio dopo essere tornato senza Emily e con una spiegazione poco chiara dell'accaduto. Forse era rimasto qualche residuo di coscienza. Al contrario,
Annabelle ha negato tutto finché non le è stato mostrato il video con la storia di Emily. Nina voleva rendere la punizione più severa possibile, ma non c'erano prove dirette di un attentato alla vita della bambina. Tuttavia, la legge ha colpito la crudele donna nel punto più doloroso, le sue tasche. Fu comminata una multa salata e la custodia del bambino era fuori discussione. Nina propose allora la propria candidatura per l'adozione e la sua richiesta fu accolta quando io fu dimesso dall'ospedale. Lui e Nina presentarono i documenti necessari per l'adozione all'ufficio anagrafe. A quel punto Emily, essendo una ragazza intelligente, aveva già capito dalle conversazioni con io e Nina che si erano sempre amati, anche quando erano separati. La madre di Yu affrontò gravi conseguenze per le sue azioni quando il suo tradimento fece prendere a Yu la difficile decisione di arruolarsi nell'esercito. Questo lasciò la madre sconvolta e in cattive condizioni di salute, giovane e perspicace. Terrasa fece del suo meglio per aiutarla a recuperare le forze. Portando alla rivelazione della verità, purtroppo era troppo tardi, perché sua madre morì senza avere la possibilità di vedere suo figlio o di cercare redenzione per i suoi errori. Solo dopo molti anni tutto cominciò ad avere un senso. Un giorno, Yu ed Emily fecero visita alle tombe dei genitori di Emily. Sussurri d'amore riempirono l'aria mentre Emily deponeva con cura i fiori a terra. Rassicurò i suoi genitori che li avrebbe sempre amati e che ora aveva Yu e Nina al suo fianco. Si è chiesta se fosse accettabile chiamarli anche mamma e papà. Inoltre, ha raccontato di avere anche nonna Teresa e nonno Chuck nella sua vita. Nonostante le loro divergenze, alla fine nonna Teresa e nonno Chuck si sono sposati inizialmente. Nonno Chuck voleva che nonna Teresa vivesse con lui, ma lei rifiutò e lui finì per trasferirsi da lei. Di conseguenza, ogni tanto si reca al lavoro in elicottero. Emily ha assicurato ai genitori che sarebbe andata a trovarli spesso e che avrebbe condiviso con loro tutto ciò che accadeva nella sua vita. Poi Emily ha rivelato qualcosa che i genitori non sapevano. Prima era completamente muta, ma ora va tutto bene. Guardò il sole, il cielo e le nuvole, sorridendo. Emily aveva sempre creduto nel potere delle belle favole e si rese conto che la sua favola personale era iniziata bene.